sai di cosa sono capaci questi mostri. Restare qui è una follia. Sì, ma le cose sono cambiate. Non capisci? Ora è dalla nostra parte. Perché mai dovrebbe aiutarci? Settimane fa era nostro nemico. Talion, pronto a combattere? È meglio che porti queste bende agli altri. Gli orchi stanno costruendo un monumento a Sauron. Abbiamo abbastanza polvere per distruggerlo. Bene, ci penserò io a farlo. No, non senza di me. Pensavo che ti importasse solo di salvare tua moglie. Anch'io. Forza, andiamo prima che cambi idea. Perdona le parole di Erin. Ama la nostra gente. Gli schiavi che ci hai aiutato a liberare mi hanno rivelato il punto debole del monumento a Sauron. Colpiremo lì. Dovremo rubare un carretto di grog agli Uruk. Innescherà la polvere restante. Andiamo. I ghoul si sono ribellati agli Uruk. L'oscurità della natura è indomabile. Il carro è là davanti. Stai pronto. Non c'è grog senza Uruk. Gli Uruk cesseranno tutti di respirare. Hai la mia parola. Il carro, la scintilla della ribellione. Infilzeremo! Aspetta! Sento uno. Laggiù! Eccolo! Forza, verme! Vuole darci fuoco! Credevo di aver sentito pulsazioni. Via libera! Perfetto, Talion. Ora assicuriamoci che i nostri uomini possano spingere il carro fino al monumento, restando illesi. La corruzione del male è rapida. Questa rovina. Gondor non deve caderne preda. Andiamo. Fermo. Qualcosa si nasconde nel buio.
Dei ghoul! Ci strapperanno la carne dalle ossa! L'accampamento degli Uruk è qui. Sterminali, così i miei potranno passare. Se ti servirà aiuto, sarò vicino. Non muoverti! Sei morto! Un Garagor! Di nuovo fianco a fianco. Chi l'avrebbe mai detto? Non allontanarti. I ghoul invadono Durkhan. I miei uomini possono approfittarne per spingere il carro sotto al ponte. Calmatevi, bestie. Avrete viscere di Uruk in premio. I morti si lamentano sotto i nostri piedi. Arrivano! Gli uomini proteggeranno il carro. Ripuliamo il crinale per farli passare. Attento, Talion. Il prossimo avamposto sarà il più grande. È troppo tranquillo. Qualcosa non va. Ha!
Karagor, i nemici si avvicendano. Ecco il monumento. È un tributo all'oscurità, costruito col sangue della mia gente. Gioirò nel distruggerlo. Guarda, presto quel monumento cadrà. Ecco, Talion. Dipende tutto dalla tua capacità di sgombrare l'avamposto. Solo allora i miei uomini avranno via libera per distruggere il monumento. Gli Uruk sono sempre meno, ora che i loro comandanti sono caduti per mano mia. Non so cosa fosse, ma non ha avuto il coraggio di affrontarmi. Torniamo al lavoro. Al diavolo! Devo andare a caccia! Non importa di cosa! Tutto quel mostro irradiare! C'è qualcuno! Nell'arsenale di Nurgle ci sono degli esplosivi. Quindi immagino che ci schiereranno lì se il senza morte crea problemi. Sorvegliati più da vicino. Sono secoli che non vedo il capo. Dove si è nascosto? Sotto una roccia, insieme agli altri verdi. È il capo. Spingiamo giù! Lo vedi? Io mi occuperò degli Uruk. Voi pensate al carro con la polvere. Datemi dietro! Avanzate! Gli Uruk non vi faranno del male! È la tua fine! Allegato! Preso! Frette, in arrivo! Questo non è nulla rispetto al dolore che già ci strazia. Sangue e dolore!
Li hai condannati tutti. La mia gente pensa di aver rivendicato la propria libertà. È questo che gli hai detto? Volevano speranza. Gli ho dato ciò di cui avevano bisogno. È del loro capo che hanno bisogno. Per questi reietti sono meno mostruoso da morto di quanto lo fossi da vivo. I veri mostri sono la Mano Nera e i suoi capitani. Torneranno. Allora questi uomini morranno. Fermo, fratello. Vuole il senza morte. La Mano Nera è qui. Uno dei suoi servi. L'hanno mandato a darci la caccia. Radunerò i miei uomini. Non avete speranza contro i servi di Sauron. Fai fuggire la tua gente da Mordor stanotte, o all'alba sarete morti. C'è
C'è una galleria che va al cancello nero. Erin, è ora. Addio, amico mio. I comandanti locali non hanno fatto nulla per impedire il sacrilegio? Sono caduti in battaglia, mio signore. Tutti tranne me, il comandante Ratbug. Per fortuna, sei ancora vivo. Ora, portami la testa di questo senza morte. Vieni a prendertela! Il ramingo del cancello nero. Dov'era il tuo coraggio quando abbiamo massacrato la tua famiglia? Dov'era? Uccidetelo! Questo è il meglio che sai fare! Crepa! Guardate e imparate l'arte della morte! È ora che tu muoia! Finitelo, inutile branco di orchi! Buttatelo a terra! Ora tocca a me farti soffrire! Torna alla terra senza morte! Siamo tutti per te! Crepa! L'oscuro signore regnerà! Sei tornato dalla tomba solo per incontrare la morte eterna! E questo è meglio che sai fare! Torna alla terra senza morte! Se vi prende siete morti! No!
Ti distruggo! Non è il tuo momento! Guardate! Tarnan, com'è la tua vendetta? Non sono dolci le tenebre? Stato impaziente. Avremmo potuto scoprire molte cose. Ha massacrato la mia famiglia di fronte ai miei occhi. Tu cosa avresti fatto? Parli con i vivi? O solo con i morti? Chi sei? Mi chiamo Lytari, dal mare di Nurn. Sapevo di trovarti qui. L'ha predetto mia madre. Beh, Lytari è del mare di Nurnen. Saresti dovuta rimanere dove eri. Qui non c'è altro che morte. Marwen, regina della riva, desidera parlare con te. Ha visto le tue sventure in sogno. Una regina con le visioni? Visioni del ritorno del grande Celebrimbor. Desidera fargli un'offerta. Che genere di offerta? Non so altro. Devo fare provviste. Il ritorno a Nurnen sarà lungo e pericoloso. Sono accampata qui vicino. Accompagnarti sarà un onore. Abbiamo sconfitto il martello di Sauron, ma restano ancora il Capitano Nero e la Torre. E il loro padrone. Hai ragione. C'è qualcosa di strano, non c'è dubbio. L'odore della carne fresca attira sempre gli spazzini. E viaggiano spesso in branco. Andiamocene, ora. La regina sarà felice di lei. Dama Marwen, regina della riva. Madre! Il ramingo caduto del cancello nero. Avvicinati. Secondo vostra figlia avete qualcosa per me? Non per te, Talion. Si sta facendo tardi.
Presto, l'oscuro signore e il suo esercito marceranno sul Mordor, ma risveglieremo un grande potere per impedirlo. Sono qui per questo? Vai alla cicatrice di Morgoth. Sottrai l'opera elfica ai ghoul. E trova il nano. Sì, forte madre. Di cosa soffre tua madre? Non si sa. È peggiorata dopo i suoi viaggi. Non esiste rimedio? Esisteva, ma hanno invaso l'accampamento. Devo raggiungere la cicatrice di Morgoth. Forse troveremo le tracce dei ghoul vicino a quella carovana depredata che abbiamo visto nei pressi della gola. Ogni cittadella combatte l'ombra con la luce. Come fa la regina a sapere tanto di te? Il passato è visibile solo agli spiriti, ma lei può vedere entrambi i mondi. Forse potrebbe condurci a ciò che cerchiamo. Muro nelle caverne! Quanti Uruk morti. Dovrò ringraziare i ghoul prima di ucciderli. I ghoul sono spazzini. Si portano via tutto, tranne una cosa. Dobbiamo trovare le tracce dei ghoul. Ecco le orme. Lo sforzo continua a peggiorare. E se si infetta inizia a cadermi la pelle. Beh, almeno sarà più difficile con gli orchi di magia. Come attiriamo gli esploratori di Marwen nel mio stato? Quest'Uruk è stato ucciso! Hai sentito pure tu? Non sono figli di niente. Sono solo storielle messe in giro dagli umani. Allora cos'è che è spuntato dal nulla? Tagliato porco in due. È stato sopraffatto. Così impari a blaterare. Ramingo, grazie. Qualcuno che si nasconde. Ho visto qualcosa. Schiacciamolo! Ah!
Questo è un luogo di morte. Deve essere la cicatrice di Morgoth. Conosco questo fetore. Sono le creature della notte. Nel ventre della bestia, la segretezza è la mia arma. Posso nascondermi restando in alto. I ghoul temono il fuoco e la luce. Se dovessero circondarci, queste fiamme ci farebbero comodo. Una stanza del tesoro, che il cimelio sia qui. Forgiato dall'oscuro signore e coperto dal sangue della mia famiglia. Ci ha traditi. Il suo potere brucia come il sole e sarà la rovina di tutta la terra di mezzo. Gondor, cos'è quella creatura? Insisteranno finché di noi non resteranno solo ossa. La tempesta è cessata. Ma le insidie no. Fuggiamo da questa oscurità.
Questi fuochi li fermeranno. È così la nostra fine, se non ci arriviamo in tempo. Peccato concludere la tua carriera nella pancia di un ghoul, eh? Sono Thorvin, il cacciatore. Scommetto 10 pinte che ti sei preso il tesoro che cercavo. Ti sono molto grato dell'aiuto, ma non basta ad accordarti i diritti di proprietà. Tienilo! Ho trovato qualcosa che vale molto di più. E sarebbe a dire? Un nuovo compagno di caccia. Quello che cacci non mi interessa, Mastro Nano. Anche se ti conduce allo scalpello che appartiene a quel martello? C'è un'esca per ognuno di noi. E si dà il caso che la tua sia vecchissima. Beh, se mai ti andasse di cacciare, sono accampato qui vicino. Trova il nano. E la tua visione, Celebrimbor? Usai i suoi insegnamenti per forgiare i 3 in segreto. Acqua, aria e fuoco. Tieni. Grazie. Ho trovato il martello di Mithril. Puoi dirmi perché alla mia anima è stata negata la morte? Sei stato vittima di un sacrificio di sangue. Come posso liberarmi? Distruggi la mano nera e i suoi seguaci e prenditi Mordor. Gli uomini di Gondor non mi aiuteranno. Non ti servono. Il tuo potere ti procurerà alleati, volontari o meno. Un esercito di orchi. Come? Come posso fare? La risposta è nella fortezza qui vicino, ma ciò che cerchi non rimarrà lì a lungo. Marwen consiglia rapidità. Il futuro va compiuto.
Nessuno di voi ha visto il capo? Lo staranno promuovendo. Se lo merita, dopo quel combattimento. Cavernicolo mi ha detto che il suo Caragor è addomesticato. Il Cavernicolo è un bugiardo. Non è loro che cerchiamo, ma ciò che portano. Voglio salvarli comunque. Non farti accecare dai sentimenti. Secondo la regina, la chiave per ottenere un esercito di orchi è in questa fortezza. Marchiando quegli arcieri potremo formare un esercito e salvare quegli uomini. Forse dovrei esporre le loro budella. Ora mi appartieni. Mi inchino a te. Spezzagli la volontà e la schiena. Gli uomini di Gondor sono un flagello. Sarai assoggettato col terrore. Ma ora basta! Ora ce le riprendiamo insieme alle loro vite! Mira la luce dei miei occhi. Contempla le fiamme blu che ti salveranno. Collo? Testa? La mia vista penetrerà la tua volontà mortale. Sono pronto a morire. Lasciati condurre dall'argento. Uomini venuti a massacrarci. Ma l'era. Scruta la fiamma se desideri la redenzione. Doca Marwen, regina della riva. Lei ci vendicherà! Ti ordino! Mandato la signora della riva? La regina ha detto di attendere che lo scontro finisse, ma gli orchi ci hanno... Hai visto? Le sue visioni si avverano sempre. Sì, ma ti avevo detto di... Avete qualcosa per me? La regina ci ha mandati qui per questo.
Cos'è stato? Addosso! Presta! Uccidere gli Uruk è un conto. Convincerli a seguirci è tutta un'altra storia. È un dono. Possiamo usare l'arma del nemico contro di lui. Dama Marwen. Perché sei tornato? Non hai ancora finito. Come sapevate dove trovarlo? Me l'ha mostrato. Non mi avete detto cosa volete in cambio? Solo che tu scopra di cosa sei davvero capace. Cerca un orco capo. Fallo diventare comandante e tutti i suoi soldati saranno tuoi. E dove dovrei condurre il mio nuovo esercito? Portalo da me e te lo mostrerò. Marwen ha detto che vuole un esercito. Non formeremo un esercito, ma lo comanderemo. Dobbiamo trovare un capitano Uruk da soggiogare. Nei paraggi c'è uno schiavista di nome Grublik. Lo costringeremo a servirci. Dove conduce la strada mia? C'è Sono più del previsto. Dovremo eliminarli per isolare il capitano. Schiavo nell'accampamento più avanti è un membro della resistenza. Non importa, qualunque cosa fosse, può andare. Cancella le tenebre.
Sporco umano! Non sai niente del dolore, ma ora te lo spiego. Siamo troppi, Ramiro! Col cavolo! Idiota! Ben fatto, è nostro. Dobbiamo farne una guardia del corpo se vogliamo che diventi comandante. È dal primo rombo del tuono che nasce presto la tempesta. Unitevi a me o assaggiate la mia spada! Vattene! Io servo un altro! Devo aiutare Grublik a eliminare coloro che lo sfidano. Ti ucciderò lentamente! Il nostro pupillo usa la paura come arma. Siamo i suoi alleati invisibili. Un'ombra che segue e osserva. È questo lo stile degli elfi. Il nostro capitano combatte bene. Attraverso la mia volontà, guida gli Uruk di Mordor.
all'oscuro signore. Sangue per le spade rosse! Viva il capitano! Non moriremo mai! Lottiamo per i veri oro! Ora che abbiamo un cacciatore, bracchiamo la preda. Il comandante ha scelto il nostro capitano. Dunque ha scelto la morte. Un vantaggio maggiore ci preparerà alla battaglia. Un cacciatore ben addestrato è una perfetta macchina da guerra. Sono bravi a media distanza. Non sono solo né troppo vicini né troppo lontani. Penso che il ramingo sia qui vicino. Sei preoccupato? Meglio di no. O risparmio al ramingo la fatica di tagliarti la gola. Non cerca voi, sono il comandante che vuole. Non puoi ucciderci! Cos'è stato? Carne di schiavo, mi brontola la pancia. Abbiamo già catturato. Il cuore dello schiavo era un po' stopposo. Questo perché è più buono quando batte ancora. Ascoltali, bestie ignobili e brutali. Sfrutteremo e controlleremo quella brutalità. È impossibile che il martello sia stato davvero ucciso dal senza morte. Era uno che gli somigliava. Il comandante ha sempre con sé le guardie del corpo. Il senza morte è vicino. La vecchia guardia del corpo era una belva. E dicono che la nuova sia peggio. Ho sentito che ha fatto polpette di quella vecchia. Il fedore è al suo posto. Siamo pronti per la mossa finale. Seguimi! Aiuterò la nostra marionetta prima che le taglino i fili. Non mi faccia fregare! Hai sempre paura! Sei stato tu, mi chiedo? Speravi di metterti in vantaggio? Oh.
diavolo! Idiota! Sono troppo furbo per cascarci! Pensi che me lo sia dimenticato? Signore, e tu combatterai per me. Questo è il mio dominio. Sono il comandante più forte di Mordor. Condurrò il mio esercito su un sentiero di teschi rotti. Seguimi, o la mia spada incontrerà il tuo collo. Il piano della regina ci ha dato grande forza. La forza non va dilapidata, ma impugnata. La regina ci mostrerà come. La strategia di Marwen ha dato grandi risultati. Un esercito con cui affrontare l'oscurità. Uno specchio che si specchia, pronto a inclinarsi. Dovremo tornare da Marwen. Avrà altro da dirci. Che le Brimbor. Insieme saremo invincibili. L'oscuro signore è debole. Il nostro esercito può distruggerlo. Il nostro esercito può distruggere. Spezza il bastone. Posso vederti, figlia mia. Era sotto l'incantesimo di uno stregone molto potente. Tholion, mi dispiace. Saruman ti ha portato qui, mio malgrado. Gli ho chiesto aiuto. Invece sono finita prigioniera del mio corpo. Cosa hai visto nelle tue visioni? Ho visto i servi di Sauron, la torre e la mano nera causano molto dolore. Se vuoi sapere dove sono, si trovano oltre il mare di Nurnen. Quanto è forte il loro esercito? Abbastanza da sconfiggerci tutti. Allora ne servirà uno anche a noi. Il male ti affligge ancora. Riposati. Farò i preparativi per la nostra partenza da Mordor. Saruman è uno degli Istari. Col potere dell'anello avrebbe potuto costruire un esercito per sfidare l'oscuro signore. Ed è questo che faremo, sebbene una guarnigione non sia un esercito. Sì, ci servono altri comandanti per creare un vero esercito. Questo comandante proverà a sfidare le leggende della tua lama. Per colpa dell'amico, questa settimana abbiamo ucciso più Uruk che schiavi.
Sentito? Facciamo cercare manufatti a questi umani, ma hanno trovato solo dei vermi. C'è uno strano odore nell'aria, qualcosa non va. Qualcuno che si nasconde? Questo Uruk è stato ucciso! Sentito? Saltiamogli addosso! C'è l'arma migliore. È lunga e appuntita. Che altro ti serve? Ushgol. Guardate che Caragor! L'uomo morto! Dilettante! Vieni qui e ti farò vedere come si fa soffrire un uomo! Arrenditi! Non ora, né mai! Sei debole! Arrenditi, Uther! Segnale!
Attenzione! Tenete lontano! Niente saltelli per te! Cos'è stato? Guarda! Un altro fallimento! Secondo me non era niente. Anch'io non vedevo l'ora di provare la mia arma. Io ti vedo! Domingo, accendi il segnale! Probabilmente me lo sono immaginato. Troveremo altro da uccidere, tranquillo. Che cose sono belle come vedere la vita svanire dagli occhi di un nemico che ha. Hai sentito anche tu? Perché non hai mangiato la tua porzione di carne di schiavo? Non lo volevo. Quello che voglio è la testa di quello schifoso di un pazzo. I nemici conoscono la nostra forza e ci temono. Anche il senza morte ha paura di questo esercito. Sei finito, schifoso! Ne sono sicuro! Ti ammazzo! Demone! Credevi che il tradimento mi indebolisse? Ah! Uccidere i traditori ci rafforza, idiota! Addosso ai rinnegati! Il fuoco! Farai meglio ad uccidermi, o io ucciderò te! Cambia pelle! Dovevi finirmi! Adesso ti farò molto male! Devi obbedirmi.
disertori! Se disubbidite, vi faccio scorticare! Inchinati, merda! C'è qualcuno che si nasconde. Questa testa che rotola! Uccidi gli Uruk come un fulmine per attirare il tuono del comandante. Sanguina per me! Cercata! Io non volevo! Io niente! Non puoi ferirmi! Sei nei guai, Thor! Pensi di essere forte? Aspetta di vedere i nostri guerrieri! Adesso ti uccido! Perdere tempo!
Sei goffo, amico! Goffo! Ormai siamo troppi! Non serve a niente riprovarci! Non mi vedrai nemmeno! Quel colpo l'ho già parato, ricordi? Non puoi più fermarci! No, non oggi! Sei nei guai, Dark! Ormai io! C'è una là! Non farti prendere, stupido! Non serve a niente! Non ha funzionato prima e non funziona ora. No, non se ne parla! Solo io e te!
capisco già! Assaggiala via là! Non te lo permetterò! Non se ne parla, carne umana! Non puoi sopravvivere! Non hai imparato la lezione, eh? Conosco già quel trucco! Pronto a morire, Dark! Non puoi farmi male! Non puoi ferirmi! Cattivi Uruk, ora io uccide voi! Non ho fatto niente di male! Uruk cattivi devono morire! Sentito? Spingere il carro dei teschi. Patetico verniciattolo. Così tanto a ucciderti. Occhio alle sue mani! Io ti vedo!
sopporto. Non far male al ramingo prima che lo veda. Lo voglio bello fresco. Legate il ramingo e portatelo da me. Al resto penso io. Tu parla troppo! Ora muore! Finza! Tu, io e il traditore. Che bello spettacolo per l'oscuro signore! Lo uccido io! Non puoi farmi niente! Fermo, fermo! Devo comporre il mio epitaffio! Consentimelo! Nessun'arma può scalfirci. Datemi solo un'occasione e infilizzo il ramingo con la lancia prima che se ne accorga! Ho sentito che il vecchio comandante è morto e che quello nuovo ha un barile di roba. Che cadono dal cielo sulle schiene degli Uruk non sono altro che sciocchezze, tutte idiozie. Dobbiamo sgozzare la vita. Sei troppo testarda e il tuo esercito non fa che crescere. Hai sentito anche tu? Ucciso! Ma da cosa? È uno spreco delle mie vite! Io non lo cerco!
scendo in battaglia, voglio sempre un bravo cacciatore al mio fianco. C'era stato il vento allora. Ortog. Non puoi farmi male! Sporco umano! Non hai un graffio. Bene, mi piace tagliare la carne integra. Qualcuno accende il fuoco! Non mi freghi! Le tue nocche diventeranno degli ottimi dadi. Ucciderci tutti. I regni degli uomini crolleranno. Idiota! Sono troppo furbo per cascarci! Oh, che disparato! Ho la gamba inchiodata! Tu sei
mio.